Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 18 febbraio è Santa Geltrude Comensoli ed è anche la giornata mondiale della sindrome di Asperger. Questa sindrome rientra tra i disturbi dello spettro autistico e come tutte le altre forme di autismo viene diagnosticata nell'età evolutiva, infanzia o adolescenza, essendo uno stato mentale che modella i comportamenti durante lo sviluppo. Tuttavia non sono rari i casi di mancata diagnosi o di diagnosi tardiva, che giunge quindi solo in età adulta. Generalmente si presenta in modo differente da individuo a individuo, ma distintamente da altri disturbi dell'autismo, la sindrome di Asperger non si manifesta con ritardo cognitivo o del linguaggio, quello che comporta invece un ritardo nella maturità sociale e nel ragionamento. Le persone con sindrome di Asperger possono in pratica avere difficoltà ad esprimersi e capire alcuni segnali sociali e verbali, oppure non comprendono problemi legati alla sfera emotiva. Spesso manifestano una dedizione assorbente ed esclusiva rivolta ad un solo interesse in particolare, solitamente atipico per l'età e il livello di sviluppo. Trovano difficile inoltre stabilire un contatto visivo perché molto sensibili alle luci intense o ai suoni forti e soprattutto si attengono a una routine molto rigida, creandosi nel quotidiano un proprio circuito di abitudini. Nella sindrome di Asperger non si guarisce perché non è una malattia, piuttosto si insegna alla persona come gestire al meglio le sue difficoltà e come migliorare le sue relazioni sociali anche con terapie pratiche di fisioterapia, psicologia e patologie del linguaggio.